Buonasera a tutti, vi metto in condivisione lo schermo. Allora, per quanto mi riguarda, tratterò, come ha introdotto il professore Spagnolo, una parte della ricerca che assieme ad altri ricercatori, della Fondazione Gramsci abbiamo condotto negli ultimi 2 anni a proposito della storia del Consiglio, della Regione Puglia. Effettivamente, passando in rassegna quella che è la bibliografia, sulla storia della Puglia o che comunque concerne diversi aspetti, della nostra regione, mancava difatti una ricerca che analizzasse gli aspetti appunto dell'ente regione dalla sua nascita, dalla sua entrata in vigore, insomma, la sua costituzione nel 1970 fino ai giorni nostri. Per quanto mi riguarda, ho trattato la storia degli statuti della regione Puglia e in questa occasione enucleerò alcuni elementi tipici diciamo dell'identità regionale pugliese, di come essi si sono venuti a costituire fra la fine dell'Ottocento e l'inizio dell'Ottocento e come questi elementi appunto poi siano stati assorbiti in maniera più o meno efficace dal primo statuto della regione Puglia, che è quello varato nel 1971, e poi il secondo statuto, quello attualmente vigente, varato nel 2004, a seguito della riforma del titolo quinto della Costituzione, che modificando i rapporti Stato-Regione, attribuendo maggiori poteri, maggiori competenze alle regioni, ovviamente rese necessaria una revisione degli statuti delle regioni, appunto a statuto ordinario. Dei brevi cenni per quanto riguarda la regionalizzazione, quindi questa costruzione dell'identità pugliese. Si tratta di un processo che venne catalizzato anche da cambiamenti di carattere politico, istituzionale, economico-sociale fra la fine dell'Ottocento e gli anni 20, anni 30 del 1900. Fondamentalmente un aspetto rilevante è che con l'Unità d'Italia iniziò un processo di dissoluzione di quegli elementi identitari che affiancavano la nostra regione al Regno delle Due Sicilie. Anche se nonostante la diluizione di questi elementi nel corso del tempo, anche a causa delle politiche avviate dallo Stato centrale e quant'altro, ancora oggi poi in forma revisionistica e comunque attraverso movimenti quali il neoborbonismo, si cercano di ripristinare, dando forza ad una nuova narrazione appunto dell'identità meridionale come anche dell'identità pugliese. Un aspetto rilevante della nostra regione fu rappresentato dal baricentrismo, quindi da questa crescita della città di Bari e della provincia di Bari rispetto alle altre regioni. Il centro di Bari si sviluppò come centro manifatturiero, come anche, si sviluppò anche come centro commerciale. Tanto che di qui poi è derivata un po' quell'immagine poi abbastanza presente nell'immaginario collettivo del mercante barese, del commerciante e quindi il discorso legato alla levantinità, quindi questa sorta di protezione del mercante barese al commercio verso l'Oriente, verso i Balcani. Questo ovviamente in un contesto in cui anche le altre province cercavano di contendere in un certo senso il primato a Bari. In particolare è ancestrale l'antagonismo con Lecce, che per esempio si rifiutò di versare i contributi per il porto di Bari quando l'autorità statale decise di istituire una sorta di rete di porti per dar forza alla rete commerciale italiana e per farlo in Puglia puntò tutto sul porto di Bari, obbligando le altre province a versare un contributo per il porto di Bari. Quindi questo discorso legato anche al porto. Più
più anche la costruzione dell'acquedotto pugliese e la particolare infrastrutturazione nello spazio con i diversi snodi nelle diverse, in diversi territori della Puglia, contribuirono appunto ad una regionalizzazione che è una regionalizzazione in realtà ante litteram, perché ovviamente le regioni vengono istituite con ovviamente la nascita della Repubblica, l'Assemblea Costituente. Inizialmente l'Italia era divisa in compartimenti che però erano stati ricavati soprattutto per finalità di carattere statistico. Solamente successivamente si parla di regioni. E una prima sanzione politica molto importante della Puglia come regione e della particolare identità pugliese deriva dalle parole di Salandra, che dalla rassegna pugliese sottolineò questa caratteristica della Puglia, questa chiamandola come una sorta di fatalità storica della Puglia, quella dell'inorientamento, cioè quella sorta di protrusione verso l'Oriente e quindi quella sorta di inclinazione al commercio che in realtà tradiva delle caratteristiche che erano caratteristiche prettamente varesi, perché sostanzialmente all'inizio del Novecento 4/5 della merce dei porti pugliesi passava fondamentalmente dal porto di Bari. Al contempo emerse anche la necessità di costruire una memoria storica della Puglia come mezzo di legittimazione delle classi dirigenti locali. Quindi, in senso hobsbawiano, una vera e propria invenzione della tradizione, dove insomma per invenzione non bisogna pensare semplicemente al significato che in maniera colloquiale oggi attribuiamo a questo termine, ma riprendendo diciamo il significato etimologico latino, dobbiamo alludere ad una vera e propria operazione di selezione, di ricerca di determinati eventi storici che erano utili a corroborare una determinata narrazione, una determinata identità, tradizioni, valori che potessero affratellare il popolo e la comunità pugliese. Perciò abbiamo uno stillicidio di opere a cavallo fra l'Ottocento e l'inizio del Novecento, come per esempio quella di Luigi Silos a proposito, che sottolinea addirittura il carattere autoctono del romanico e dell'arte medievale pugliese, che abbellisce le cattedrali di molti centri storici in Puglia, oppure anche l'opera di Francesco Caravallese, che ricostruì l'importanza dal punto di vista commerciale rivestita dalla Puglia in basso medioevo, comunque all'inizio dell'età moderna, i rapporti con la Repubblica di Venezia e di come essi appunto intrattenessero dei rapporti con l'Oriente. Poi ci sono una serie anche di eventi che forgiano e co contribuiscono a corroborare appunto la costruzione di una identità che faceva leva molto sull'identità barese, quali appunto il riordino dell'archivio della Basilica di San Nicola e la ripresa del mito nicolaiano. Nel corso del Novecento, soprattutto poi durante il fascismo, viene sbaragliata la concorrenza delle altre province. L'antagonismo di Lecce, che comunque rivestiva un profilo inferiore rispetto, per esempio, anche allo stesso Taranto, Lecce contava 70.000 abitanti, mentre a Taranto 130.000 abitanti, oppure vengono eliminate le concorrenti più pericolose, per così dire, rispetto a Bari, come per esempio Barletta. Barletta era una delle città che contendeva molto il primato, soprattutto dal punto di vista commerciale ed economico, a Bari, però per volontà del fascismo, soprattutto del fascismo del fascismo barese, sostanzialmente venne sbaragliata questa concorrenza. Poi abbiamo anche sempre negli anni 20, per esempio, la perdita da parte di Lucera e di Trani delle corti d'appello, che naturalmente assestò un colpo negativo, diciamo, all'importanza di queste città.
Ovviamente, durante l'assemblea costituente poi si eliminò il pericolo di una possibile tripartizione della Puglia in una regione settentrionale, la Daunia, che avrebbe sconfinato anche in parte dell'attuale Abruzzo, dell'attuale Molise, poi nella parte meridionale. E della parte meridionale invece, dove si sarebbe costituito appunto il Salento, sempre in virtù di questo antagonismo, di queste forti spinte autonomistiche da parte di Lecce, che però erano invise addirittura anche alla stessa Taranto, stessa differenza di popolazione, comunque di spessore economico fra Taranto e Lecce. Veniva posta a giustificazione del fatto che in realtà Lecce non potesse assurgere a un capoluogo di una propria regione autonoma perché non sussistevano nemmeno le condizioni di carattere economico e demografico. Comunque poi per un accordo che venne fatto dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista Italiano si decise per la costituzione di una sola regione, della regione Puglia, che poi avrebbe avuto capoluogo, però questo sarebbe stato deciso solamente successivamente, avrebbe avuto come capoluogo Bari. Ovviamente nel secondo dopoguerra ci sono una serie, negli anni 50 soprattutto Bari viene esclusa dalla rotta dei finanziamenti straordinari statali, motivo per il quale perde un po' il proprio ruolo centrale rivestito in Puglia, ruolo che però viene pienamente poi recuperato negli anni 60. Dopodiché, negli anni 70, finalmente entrano in vigore, vengono formate le regioni, perché se le regioni erano presenti sulla carta, perché erano previste dalla Costituzione, in realtà non erano ancora entrate in vigore. Tant'è vero che le prime elezioni al Consiglio regionale e dei consigli regionali si sarebbero tenute nel 1970. Ora, quale ruolo appunto riveste l'identità nella stesura dei primi statuti, del primo statuto della Regione Puglia e del secondo statuto della Regione Puglia? Gioca un ruolo diverso, almeno secondo quelli che sono i risultati a cui siamo giunti in questa ricerca, alla fine di questa ricerca. Lo statuto altro non è che una carta fondamentale che è prevista dalla Costituzione italiana, ogni regione ha un proprio statuto e nello statuto sostanzialmente vengono fissati i valori, quelle che possono essere anche le identità, ma soprattutto l'organizzazione e il funzionamento della regione, con le varie distribuzioni di competenze fra Consiglio, Giunta regionale e tutti gli enti, insomma, tutte le autorità poi previste dalla Regione stessa. Questo è appunto un prospetto del primo Consiglio regionale. La maggioranza del primo Consiglio regionale è una maggioranza formata dal quadripartito IC, PSI, PSD, PRI. Qui ci sono ovviamente delle coordinate cronologiche del percorso di approvazione dello statuto. Bisogna ricordare che il primo statuto doveva essere approvato in prima lettura dal Consiglio regionale e in seconda lettura dal Parlamento, a sottolineare come le regioni fossero comunque ben inserite in un rapporto di subalternità rispetto al potere centrale nell'architettura statuale. Così, con i voti praticamente di tutti i gruppi del Consiglio regionale, nel dicembre del 1970 lo statuto venne approvato dal Consiglio regionale, gli unici contrari furono i componenti dell'MSI. Qui ci sono appunto altre coordinate cronologiche, finché si arrivò nel 1971, il 22 maggio del 1971, all'approvazione dello statuto da parte del Parlamento. E non ci furono particolari motivi di contenzioso fra appunto la regione, il Consiglio regionale e lo statuto nella definizione, lo Stato nella definizione dell'articolato statutario. E così alcuni
passaggi significativi del primo statuto della Regione Puglia risiedono ovviamente nell'articolo 1 che definisce che cos'è la Puglia. La Puglia è regione autonoma nell'unità della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza. Ci fu un ampio dibattito su quest'ultimo punto perché si contestava il fatto che in realtà la Resistenza ha avuto una sua manifestazione più significativa in altre regioni, nelle regioni settentrionali, nelle regioni centrali, in alcune regioni centrali, a differenza invece della Puglia, dove però ultimamente si registra anche una sorta di alcuni tentativi che cercano di ricostruire episodi comunque di ribellione. Si sottolinea appunto che la regione si trova all'interno dell'unità della Repubblica Italiana proprio per specificare, innanzitutto per aderire formalmente al dettato costituzionale, per fugare ogni tipo di pericolo di, come dire, spinta eccessivamente estremistica. E appunto in realtà il primo statuto ecco, mette in evidenza anche quelli che sono per esempio, i dislivelli sociali ed economici del Mezzogiorno, che in realtà è un tratto identitario tipico di una condizione che accomuna tutte le regioni meridionali, il Mezzogiorno, e richiama la questione meridionale. E c'è la citazione di un'altra questione, ovvero quella dell'emigrazione di massa, che era un fattore di pauperizzazione, un fattore molto importante di pauperizzazione del Mezzogiorno e anche della Puglia stessa. Quali sono i risultati che insomma, abbiamo rilevato nell'analisi, diciamo, nella lettura del primo statuto? In realtà non vengono assorbiti elementi specifici dell'identità pugliese, nonostante comunque questa identità, anche se non ben formata, si era iniziata già a configurare anche prodromicamente rispetto a questo momento storico, fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E testimonianza a testimonianza di ciò c'è appunto quello stilicidio di opere che miravano a recuperare alcuni aspetti della tradizione pugliese, della storia pugliese. Poi, appunto, la citazione della Resistenza, la Puglia rientra fra le poche regioni che citano la Resistenza nel proprio statuto, assieme alle assieme per esempio all'Abruzzo e alla Toscana. Il meridionalismo, l'abbiamo visto con gli squilibri e le sperequazioni socio-economiche rispetto al settentrione, rispetto al nord Italia, al resto dell'Italia. E un aspetto peculiare invece del primo statuto, che potrebbe richiamare in un certo senso anche l'identità pugliese, è questo impegno per la realizzazione di una moderna rete commerciale, che è una nota originale che non si ritrova negli altri statuti regionali. Forse a testimonianza proprio di questo baricentrismo, quindi di questo aspetto fondamentale attribuito appunto al commercio. L'MSI, il suo ruolo, diciamo, in questa prima fase costituente, fu un ruolo defilato, nel senso che l'MSI praticò un'astensione tecnica nel preambolo, che è la prima parte dello statuto in cui vengono individuati tutti questi principi, perché contestavano alla maggioranza il fatto che si volesse costituire una regione, nel fatto che, scusate, la regione dovesse essere considerata come una sorta di organo anche con una certa autonomia politica, mentre essi consideravano la regione come una semplice periferia rispetto amministrativa, che doveva essere annegata in un certo senso rispetto al centralismo statale. Si segnala anche in questo periodo, e anche le dichiarazioni di voto dei consiglieri di maggioranza tradiscono questa caratteristica, si registra anche una grande enfasi retorica per l'avvento della regione
addirittura come, considerata come la panacea di tutti i mali, cioè si credeva che appunto la regione, questo è evidente soprattutto dalla lettura degli articoli della Gazzetta del Mezzogiorno, la regione dovesse risolvere tutta una serie di problematiche che fino a quel momento non erano state risolte dallo Stato. Tant'è vero che Putnam, Leonardi e Nanetti parlano, classificano in questa prima parte della storia della regione Puglia, definendola come fase messianica. E qui ci sono alcuni esempi di insomma, di questa grande enfasi attribuita alla regione. Il sud ora spera dalle regioni il decollo da tempo atteso, con le regioni un rilancio della politica per il mezzogiorno, le regioni elimineranno il divario fra il nord e il sud. E ovviamente nel primo statuto della Regione Puglia si sancisce anche quello che è la preminenza di Bari rispetto a quelle che sono le altre province. E si stabilisce anche quelle che si stabilisce che appunto la regione deve stabilire con propria legge regionale il gonfalone e il proprio stemma. La storia del gonfalone è una storia abbastanza travagliata, tant'è vero che dal 1970, solamente nel 1988, sarebbe stato adottato il gonfalone. Questo è un esempio di una delle tante proposte che è stata fatta a proposito del simbolo della regione Puglia, finché poi appunto venne adottato nel 1988 questo gonfalone, che metteva al centro appunto il simbolo dell'ulivo, a testimonianza del grande ruolo svolto dall'agricoltura, in particolare dall'ulivo nell'economia agraria pugliese e anche nel paesaggio rurale pugliese. E poi le cinque sfere verdi indicano sostanzialmente le cinque province pugliesi in cui inizialmente era suddivisa la regione. Poi successivamente sarebbe stata aggiunta una sesta sfera nel 2011, che rappresenta appunto l'entrata in vigore della provincia della BAT di Barletta Andrea Trani. A destra invece possiamo osservare una nuova proposta di legge depositata nel 2017 dal consigliere regionale Vincenzo Colonna per superare l'antico stemma della regione, perché appunto a suo dire violerebbe alcuni caratteri, alcune regole principali come quello della trasparenza, della semplicità, dell'astrazione, che sono tipiche dell'araldica. Ora, il nuovo statuto della Regione Puglia, quello approvato nel 2004, sorse alla luce delle modifiche che intervennero nell'ambito dell'architettura istituzionale e appunto della modifica dei rapporti fra lo Stato centrale, il potere centrale e le regioni. Gli anni 90, poi anche con l'ingresso della Lega Nord in Parlamento e quindi con una maggiore insistenza sul dibattito del federalismo, di quella che era la questione settentrionale che si pose in antitesi rispetto alla questione meridionale, quindi una serie di fattori di carattere politico ed economico, portò nell'agone politico la discussione a proposito del federalismo. Ci sono diversi cambiamenti che intervengono. Oltre all'elezione diretta del presidente della giunta regionale, nel 2001 viene approvata la oggi tanto contestata riforma del titolo quinto della Costituzione, che assegnava alle regioni diverse maggiori poteri, maggiore autonomia, maggiori competenze. Fondamentalmente, a sottolineare come in realtà l'esigenza, la necessità di cambiare lo statuto ed adeguarlo ai tempi fosse già presente prima della stessa riforma costituzionale, c'è la costituzione della Commissione speciale per la redazione dello statuto, per la revisione o modificazione dello statuto della Regione Puglia, già nella legislatura antecedente a quella che poi avrebbe realizzato il nuovo statuto. Abbiamo una maggioranza che è una maggioranza di centrodestra nella settima legislatura, guidata da Raffaele Fitto, presidente della giunta regionale,
e si costituisce ovviamente la commissione per gli affari istituzionali che si occupa della redazione dello statuto. E dopo un certo dopo 30 mesi, 48 sedute plenarie e riunioni in quattro gruppi di lavoro su temi specifici, dal 2003 al 2004, nel 2004 poi venne approvato il nuovo statuto della Regione Puglia. Possiamo rilevare le differenze rispetto al primo, sin dall'articolo 1, diciamo sin dal primo articolo, in cui si rimarca innanzitutto non solo l'unità, ma anche l'indivisibilità della Repubblica, a testimoniare il fatto che comunque queste spinte autonomistiche dovessero essere sempre ricondotte nell'ambito dell'unità dello Stato. E poi anche viene ovviamente certificato il nuovo contesto geopolitico nel quale si inserisce l'Italia e ovviamente la nascita dell'Unione Europea, che d'altra parte aveva attribuito e continuerà poi ad attribuire successivamente un ruolo sempre maggiore alle regioni. E poi venne sostituita appunto la dizione e il riferimento alla resistenza con quello della liberazione, perché appunto i consiglieri regionali che apportarono questa modifica, la maggioranza era anche la maggioranza di centrodestra, ritenevano più corretto fare riferimento alla liberazione piuttosto che alla resistenza. E secondo statuto, il nuovo statuto si differenzia dal primo, perché mentre il primo in realtà non registra alcunché riguardo all'identità regionale, all'identità pugliese, e lo si capisce anche leggendo i resoconti stenografici della discussione del primo statuto, in cui mancano proprio interventi che evidenzino alcune caratteristiche proprio paradigmatiche dell'identità pugliese. Bene, queste mancanze del primo statuto in realtà vengono recuperate nel secondo statuto, in cui appunto vengono messe in evidenza i caratteri legati alla religiosità, alla cristianità, e soprattutto a questo inorientamento, ovviamente anche per il diverso contesto geopolitico rispetto agli anni 70, questo inorientamento di cui parlava Salandra nel 1913 verso l'Oriente, verso il Levante, con l'importanza attribuita al Mediterraneo. Quindi diciamo che il secondo statuto rispetto al primo, anche da questo punto di vista, restituisce un'immagine che perlomeno cerca di richiamare dei valori più specificamente identitari pugliesi. Mentre il primo statuto può essere benissimo confuso con statuti comunque che appartenevano ad altre regioni meridionali, visto che comunque non si dà risalto a particolari specificità identitarie locali. Ovviamente c'è anche un riferimento al valore dell'accoglienza, al valore degli immigrati, alla luce anche del fatto che la Puglia da anni era attraversata dalle rotte dei migranti. Abbiamo tutti, diciamo, ben in mente l'immagine della Vlora del 91 che arriva a Bari, e quindi chiaramente questo aspetto venne recepito anche nello statuto. E l'aspetto curioso è che proprio i consiglieri di destra, come per esempio i consiglieri di Alleanza Nazionale, si battettero perché fosse introdotto questo principio della solidarietà nei confronti degli immigrati, o comunque questa attenzione particolare nei confronti degli immigrati. E appunto ci sono altre differenze rispetto al primo statuto. Per esempio, si registra una nota curiosa: mentre nel primo statuto, questo anche perché diciamo, si riteneva che la regione potesse risolvere dei problemi di carattere drammatici, endemici del Mezzogiorno, quale quello dell'emigrazione di massa, quindi mentre nel primo statuto si sottolinea la necessità di rimuovere quegli ostacoli che poi portano all'emigrazione, nel secondo statuto si certifica
questo fenomeno e semplicemente si dice che la regione valorizza i legami con i pugliesi emigrati, senza pretendere che la regione possa addirittura fermare un fenomeno che in realtà in 30 anni di storia della regione non era stato arrestato. Dopodiché un elemento significativo del secondo statuto è anche il riferimento alla parità di genere che manca nel primo statuto, nonostante comunque nel primo statuto ci fosse stato un intervento, un emendamento da parte dell'unica consigliera donna del Partito Comunista Italiano, Maria Colamonaco, di cui fra l'altro qualche mese fa è stato pubblicato anche una breve biografia. La consigliera regionale Colamonaco nel 70 propose l'introduzione di un riferimento alla parità di genere, o comunque un riferimento che era attento nei confronti delle donne, ma sostanzialmente questo emendamento venne cassato. Invece c'è una vera e propria discussione anche nell'ambito del dibattito pubblico, anche leggendo gli stessi articoli della Gazzetta del Mezzogiorno del 2004 emergono questi aspetti, perché diverse associazioni femminili, come per esempio l'associazione Ande di diverse città pugliesi, scrivono una lettera perché appunto nello statuto della regione fossero recepiti dei riferimenti specifici alla parità delle opportunità di accesso alle cariche anche per le donne, o comunque che favorisce per favorire l'equilibrio della presenza fra generi. E questa esigenza fu dettata anche dalla composizione del Consiglio regionale, perché proprio nella settima legislatura, cioè quando venne redatto il nuovo statuto, tutti i consiglieri erano uomini, quindi mancavano proprio consigliere donne. Tra l'altro, anche dalla ricerca che ha portato avanti un altro ricercatore, il dottor Scavo, emerge proprio chiaramente come nella composizione dei consigli regionali sia stata, ovviamente, della Puglia, ovviamente, a prevalere erano soprattutto gli uomini. Quindi ovviamente, ricapitolando gli aspetti e le differenze rispetto al primo statuto, risiedono proprio nella presenza degli elementi della pugliesità, per così dire, sono assenti nel primo statuto, riferimento alla liberazione, alla cristianità, parità di genere, ovviamente una diversa distribuzione di poteri fra consiglio e giunta. E inoltre c'è anche un riferimento allo sviluppo sostenibile che recepisce evidentemente una sensibilità ecologica che mancava negli anni 70, o comunque che iniziava a muovere i primi passi negli anni 70 con il club di Roma, che invece è pienamente assorbita da questo secondo statuto. Quindi altre prospettive, diciamo, di ricerca a partire dai risultati che abbiamo ottenuto da queste ricerche potrebbero essere innanzitutto studiare, mediante anche un approccio interdisciplinare che coinvolga diverse discipline, non solo la storia, ma anche la psicologia, l'informatica, cercare di capire come l'identità pugliese sia cambiata o si sia cambiata nell'era dei social. Quali siano le pagine, diciamo, social più seguite, in cui ci sono più interazioni. Ovviamente ci troviamo di fronte a fonti quantitative che richiedono, cioè una quantità di dati enorme che ovviamente richiede l'utilizzo di software anche sofisticati perché si possono poi tirare delle conclusioni. Per cui sarebbe necessario un approccio multidisciplinare in questo senso per capire come i social oggi trasmettono questa identità pugliese, se la rafforzano, se la indeboliscono, se consolidano diversi stereotipi, per esempio agevolando messaggi come quelli legati al neoborbonismo, comunque al revisionismo storico di quella particolare dell'appunto dell'Unità d'Italia.
E poi chiaramente un altro aspetto interessante, ma questo è tutto da vedere, sarebbe cercare di capire come la pandemia e quindi la gestione dell'emergenza abbia, se in qualche modo ha influito sulla ridefinizione delle identità regionali, soprattutto perché, soprattutto nella prima fase di gestione dell'emergenza, diciamo, i protagonisti principali, e lo sono ancora tuttora, anche in rapporto di vero e proprio contenzioso nei confronti dello Stato centrale, sono stati fondamentalmente ovviamente le istituzioni centrali e poi i presidenti di regione. E quindi cercare di capire come questo, se questo abbia giocato un ruolo nel modellare o meno quelle che sono le identità regionali. E quindi queste, insomma, potrebbero essere delle prospettive, ecco così, di ricerca anche abbastanza attuali.